State vedendo in anteprima assoluta i cartoni animati di un personaggio che non ha bisogno di presentazione. Rambo. Importati dagli Stati Uniti dalla Avo Film, che li commercializza in esclusiva in videocassetta, Rambo in cartone è già un successo. Rambo è un eroe positivo. Non usa la forza brutta ma la propria intelligenza per avere la meglio su nemici più forti e numerosi. In Rambo il senso dell'amicizia, lo spirito di corpo, il desiderio di aiutare i più deboli e l'amore per la libertà sono sentimenti sempre presenti. Alla qualità è stata come sempre rivolta la massima attenzione. E ve lo garantisce Gloria Bullet. Io non mi sento di uscire oggi. Oh, ma sì, è una stupenda giornata per un picnic. Questa gotta mi tortura. Non ho chiuso occhio questa notte, batteva come un martello. Ma sì, ti farà bene venire con noi e anche il sole ti farà no, bene. No, 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 io ho bisogno di restare qui, fermo. Senti, zio Ed, noi ti porteremo per forza. Eccoti, cappotto e cappello. Mettili e fai presto. Sono pronti, ragazzi. Talenbici, ora vengono. Noi siamo pronte! Ecco qua, siamo stati brevi? Sono magnifici! Oh, quanti senti! È così belli! Prendi tu, sedia! E metti giù! Non mi toccare! E siedati là! E vieni qua, stupido! Guarda! E siedati là! E vieni qui dai sandwich! Adesso li fa giovane! E siedati fuori di lì! Ma bene! E questo! Stupido! Hai visto cosa hai detto? Oh, ragazzi, tu basta, vergognatevi, basta! È colpa mia, forse! Se hai careggio! Ragazzi, ragazzi! Badate, oggi è domenica! Giorno di festa! Su, su, non guastiamo la festa! Cose che succedono! Su, fate la pace! Su, la pace! Non più liti da ora in poi. Non più liti. D'accordo. È vero? Davvero. Così, ragazzi, bravi. Su, raccoglietti, senti. Sì. E tieni il vassoio. Tu li raccogli e io li tengo. Scusa, mi dispiace. Oh, non scusati. Ti prego di buttarmi. Tieni che prendo una sedia. No, prendila tu. E non rispondere. Muovetevi voi altri, fate qualcosa! Ma sì!
Prendi questo. Dammi te. Tu prendi questo. E venti. Uno. Ecco. Come sta? E lascia fuori. E lasciami te. E ti muovo. E vieni tu. E guarda che maniera. Tirati là! Siamo pronti? Sì, partiti! Piano, piano, mi raccomando, piano! Partite? Sì, signore! Sì, accompagnata, Con una merendina! Oggi è una bella giornata! Buon divertimento! Arrivederci! Arrivederci! Addio! Buon viaggio! Grazie, arrivederci! 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 Addio! Tornate presto! Ciao! Arrivederci! Arrivederci! Addio! Arrivederci! 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 Addio! Buon viaggio! Addio! 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 Arrivederci! Addio! Dovete scendere tutti, c'è una gommazione. Ma no. Vai, puoi. Sempre qualcosa al momento di partire. Oh! E guarda dove metti la roba. Lascia fuori a me, dammi quello a te, tu va tutto. E guarda dove mi stai. Tira giù le ruote, prendi la scorta. State un po' attenti. Metti su. Arrivederci! 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 Addio! Addio! Arrivederci!
Della ruota, avanti. E non va via, Guadagni. Scatta! Su, scatta!
fischietta. So io che cosa ti scherzo. E non chiamami Olietto. E leva le mani, sì, e va via. Ragazzi, non ricominciate a rinare, e guardi che non posso vedere. E sentite. Non giochi di aiutarmi un poco. Oh. Che devo fare? Leva la marcia. Semplice. Mettiti lei. Ok, mi dai le botte. Mettiti lei, temi l'antenna. Sulla testolina. Ma perché non smettono di litigare? Io non so proprio. Ah, mi farò stavolta. Speriamo che sia la nostra buona. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci! Brucia! Danno a voi. E abbiamo anche uno adatto per le signore. Din din don nella stella, sol la mucca e l'asinello. Buon Natale, signora. È nato il bambinello. Manca il più necessario. E cos'è che non c'è? Il sentimento. Dov'è una mamma si commuoverà? Chiedi tu. Avete mai avuto un... Mi commuovete. Va benone, ne abbiamo dedicato alle mamme. Posso leggerlo? Leggete. Buon Natale, mamma. Auguri, mamma. Oh, mammina mia, auguri in quantità. Un pensierino. Ne prendo uno. Buongiorno signora, scusate il disturbo. Volete? Noi facciamo i biglietti di Natale. Volete vedere il campionario? No, grazie. Non mi interessa. Domandale se è marito, questo commuove sempre. Siamo indiscreti. Avete un marito, signora? Sì. Bene, ecco quello che ho per voi. Un bel pensierino, uno dei più delicati di Stelio, c'è tutto. Ascoltatemi. Auguri, maritino. Per l'anno e per Natale.
No, Pasqua, Ferragosto e per la festa Natale. Questo lo chiamiamo il biglietto permanente. Sì, perché vale tutto l'anno. No, grazie. Non mi interessa proprio. Forse vi abbiamo urtato qualcosa? No. Ma perché piangete? Oh, non vi interesserebbe saperlo. Oh, al contrario invece, so bene quel che provate. Se volete confidare con me, non lascerò nulla di intentato sulle vostre. Su, ditemi. Qualcuno vi ha ferito l'anima? È un altro uomo? Avete perduto il posto? Non volete parlare, eh? Avete perso qualcosa? Sì. Temo di aver perso l'affetto di mio marito. Oh, lui mi ama ancora, ma non ha più per me le dolci attenzioni di un tempo. Oh, se trovassi qualche modo per ricondurlo a me, fargli capire che mi trascura. Sapete cosa? Io conobbi una donna che era in un caso come il vostro. E sapete cosa fece? Si procurò un tale che le facesse la corte davanti al marito per ingelosirlo. E cosa accadde? Beh, eh? Che cosa? Beh, quando il marito diventò geloso, la moglie capì che egli l'amava, perché era geloso. Vedi, se non fosse stato geloso, non si sarebbe nemmeno accorto di quel tale di cui era geloso, capito? Beh, che fece il marito? Prese una pistola e sparò a quel tale? No, quando il marito lo seppe, fu tanto contento d'essere geloso che prese la moglie tra le braccia e la batté. E poi andarono a sposarsi di nuovo. E poi lui la baciò di nuovo e... Un momento. Cosa succede all'altro? Quando il marito si accorse di essere geloso, fu tanto contento che l'altro l'avesse reso geloso che gli dette un sacco di soldi perché lo aveva reso geloso. E così tutti vissero felici e contenti. È una splendida idea. Ma fate così. Credo di sì. Oh, volete aiutarmi? Oh, mi dispiace io. Oh, fatelo. Vi darò 50 dollari. 50 dollari? E quanto tempo ci vorrà per renderlo geloso? Oh, non più di un giorno. È un mucchio di soldi per un giorno. Beh, puoi fare un ribasso per una settimana. Oh, aiutatemi, vi prego. Vuol dire tutto per me. Scusatemi un momento. Dimmi ancora. Quando si accorse che l'altro era geloso, lo prese tra le braccia e poi diede alla moglie un sacco di soldi e poi baciò l'altro perché lo aveva reso geloso. E poi uscirono e poi vissero tutti felici. Signora, sono ai vostri ordini. Oh, grazie tante. Allora, che suggerireste? Sapete, ho un lavoro un po' insolito. Ho trovato. Se mio marito vi vedesse baciarmi, come lui mi baciò la prima volta, sono certa ne sarebbe geloso. Beh, come vi baciò? Vi mostrerò. Lui mi abbracciò alla vita, così. Ed io mi abbracciai a lui, così. Ci stringemmo uno all'altro. E poi ci baciammo perdutamente. Thank you.
Così dovrete fare quando sentirete venire mio marito. Guarda cosa hai fatto. Ma è cominciato lei. Dammi un bicchiere d'acqua. Cercate qualcuno? Sì, sto cercando la serpe che ha distrutto il mio focolare. Di Pier, tu non sei geloso? Certo che son geloso. Oh, Pier, sono felice. Ora so che mi ami. Via, serpe velenoso. Oh, Pier, lascia che ti... Niente da spiegare, so tutto. Non fare lo sciocco, costui non è niente per me. Niente. Lo scoprirò. Se io divorzio da lei, la sposerete e la manterrete per tutta la vita? E vuol dire che a mezzanotte in questa stessa stanza noi ci batteremo... Pier, tu stai facendo un terribile sbaglio. Ah, sbaglio, eh? Sì, sì, sai quello che stai facendo. Tu, il miglior tiratore di Parigi, un vero assassino. Ti piccheranno. Che importa, non so perché vive. Oh, ma Pier, sii ragionevole, ma... Ecco il signore, ti spiegherà tutto? Sì, signore, c'era una volta un tale che aveva una moglie gelosa. Via! Tu nella tua stanza! Non mancate di essere qui a mezzanotte, o io vi troverò foste anche all'inferno. Non mancherò. A proposito, il vostro biglietto. Biglietto? Sì. Al mio paese si scambiano sempre i biglietti dopo una sfida. E io biglietto? Grazie. Arrivederci. A stanotte. Mandano? Due birre. Cosa prendi? Prendo due birre anch'io. Solo due birre. Sì. Hai messo in un bel pasticcio, tu. Che bella trovata che hai sempre. Conoscevo una donna che... abbastanza. Non è colpa mia. Non basta che devo essere ucciso a mezzanotte, ma devo sopportare che nelle mie ultime ore. Sai che c'è? Se stanotte non ci vai, lui non ti può sparare. Non ricordi che ha detto che ti trasformi anche all'inferno? Non andare all'inferno. Vai in un altro posto. Sparerà. Ah, a chi sparerà se non sa dove siamo? Non sa mica dove abitiamo. Non gli hai mica dato l'indirizzo. Ma sicuro. Se non mi trova, non mi spara. Certo. Semplice. Perché allora non me l'hai detto subito? Porta qui li dormi. Egoista. Sì, è meglio telefonargli e dirgli che non ci andrai. Forse ha qualcos'altro da fare. È una buona idea. E sono anche capace di diodere questo. Che non ti creda di spaventarmi. Allo? È il signor Pierre? Sì. Bene, io sono quello che credete da ammazzare stanotte. Ora ascoltatemi, povero stupido. Se pensate che io venga a perdere il tempo da voi, siete pezzo. Voi fareste meglio a venirci, se no... Vi cercherò in ogni cantone fino a trovarvi. Un momento, il mio amico vuole parlarvi. Hello, sono io. Sì, sentite,
Se avessi la vostra faccia, mi darei un pugno sul naso. E io sono il tipo da follow. Pierre, ma dove vai? A cercare il tuo amante per ucciderlo subito. Oh. È una fortuna, Paul, che ha deciso di non andarci. Non c'è dubbio. Senti chi è, può essere lui. Hello? Davvero? Chi è? Oh, il solito scorso. Che cosa ha detto? Io ho detto hello e un tale ha detto è una interurbana da Hollywood, California. E io ho detto davvero? Uno scherzo stupido. Bisognerebbe punire chi fa questi stupidi scherzi. Mi danno sui nervi. Un altro bicchiere. Non posso darvene più. Oh, volete farmi perdere la licenza? Su, via, fuori. Mamma. Ehi. Dite voi, se mi aiutate, io aiuto voi. Sentite, ordinatevi un bel bicchiere di whisky, dite che è per voi e se fate questo io compro tutti i vostri biglietti di Natale. E chi paga il whisky? Beh, bene. Gotham. È il luogo che cercate. Deve essere. È lo stesso indirizzo del biglietto. Infatti. Meglio portarli a letto. Credo che sia di là. Su, mettetevi là. Chi credevi? Cos'è successo? Niente ancora. Oh, meno male. Naturalmente. Ma lo troverò prima di quel che spero. Smettila dunque, caro. Lo sai che non ho amato altri che te. Guardami bene. Dici proprio la verità? Ma certo che è la verità. Non capisci, l'ho fatto soltanto... Voi qui. Mi avete detto di venire da me tenerti? Non nel letto di mia moglie. E lo tengo le tobe. Seguitemi. Ok, ma vi portate qui. Io non lo so davvero. Io so soltanto che devo essere contento. Ok. Perché non ti rivedremo mai. Attengo. Cosa ha detto? Ha detto, e non importa. Va via tu, questa è l'ultima infamia. Oh. Voi conoscete le condizioni di questo duello? No, signore. Siamo schiena a sei passi e al segnale ci svelto vince. Capito? Sì, signore. Non vi preoccupate, ho messo delle cartucce. Quando farà? Scegliete voi. Ecco. Siete pronto, monsieur? Oui, monsieur. Je suis prêt. Au revoir, mesdames. Vive la France! Guarda un po' che hai fatto. Tu sei scesa così in basso da tentare di spararmi alla schiena, fellone! Sì, yeah, bisogna camo. Prima leviamo il cadavere. Lo taglierò subito a pezzettini. Oh, yeah.
Che cosa avete? La solita storia. Sono pronto a partire e mi mancano uomini per l'equipaggio. Qui vogliono imbarcarsi. Sì, ma nessuno a quanto pare con me. Sentite, ragazzi! Che volete? Beh, salpo con la marea e mi manca ancora gente. Che ne dite? Ah, oh, ma... Va bene, scemi! Avete finito i soldi, venite da me. Io l'aspetto. Dove va, capitano? Dove vuoi andare tu? Oh, vado a bermi un goccetto. Va presto e torna subito a bordo. Sì, capitano. E allora, ragazzi? Buongiorno, signore. Che state facendo? Noi pesi. Come va? Proprio bene, grazie. Avete lavoro? Sì, signore. Puliamo il pesce al mercato. Ah, e lo pescate qui? No, signore. Oggi riposiamo. Ci divaghiamo un poco. Volete un vero lavoro? E quale? Salpare sulla mia nave. Oh, no, signore, grazie, ma l'oceano ci va. Che cos'ha di brutto? Ma so che l'oceano... Non infettuato. Vuol dire infettato. Infettuato. Ehi, sentite. Dovete far subito molti quattrini. Che dobbiamo fare? Parto stanotte e non ho uomini. Se mi aiutate a prelevarne qualcuno, vi do un dollaro a capo. Un dollaro a capo? Mostratemi i soldi. Ci sono, eccoli qui. Ci stiamo. Venite e vi mostro dove sono. Lì ce ne sono quanti volete. Come pescate, pescate bene, lì. A un dollaro? Sicuro, un dollaro a testa. Tu vado insultarli, poi scappi fuori e io gli do una mazzata in testa. E dov'è la mazzata? Beh, la troverò. Stelio, vai dentro ed incomincia. Ma chi è quel tipo? Non mi ricordo bene. Già, lì anch'io. Cosa vuoi fare con quell'uomo? Scommetto un dollaro che non sai metterlo in bocca se metterlo. Avanti, scommetti. Ricordi quando l'hai fatto con una palla da biliardo? Questo è un trucco. Fuori il tuo dollaro. Perché lo dividi a metà? Perché tu non possa spenderlo senza di me. Thank you.
cosa fai con quell'uomo? Scommetto $1 che tu non puoi metterlo in bocca senza rompiolo. E tu sai farlo? Oh, certamente. Fallo prima tu, poi provo io. Portati su questa nave di fantasmi. Che cosa? A chiunque nomina ancora il fantasma su questa nave, gli prendo la testa e gliela torco in modo che se cammina a nord, guardi verso sud. Intesi? Ed ora avanti! Tutti quanti! Andate avanti! Ho detto avanti! Ma che cos'ho qui? Guarda un po'! Cammina, cammina! Cammina, ti dico! Dentro! Se voi due andate a terra, no, signore, che questo non lasci la nave, vi tengo responsabili! Andare al letto. Mi dispiace, signore, di uscire mentre mi svesto? No, certamente. Grazie. Io vado a terra. Come un angioletto. Bene. Ora andiamo a letto anche noi. È una buona idea. Grazie. Dite, che fa una bambola come voi in un luogo simile? Prendi l'altro cuscino. Guarda che ho trovato. Oh. Guarda se è colpita. Oh.
È gente schiglia. Lei sente che rossa. Allora che facciamo? C'è soltanto una cosa, dobbiamo farlo sparire prima che gli altri tornino. Vai giù nella stiva, trova un sacco e lo gettiamo in mare. Ho paura! Non posso venire io, è meglio che resti qui po' che nessuno lo veda. Tu vai. Picciati e torna. Che venga in giro. Tu andiamo. Oh, e fai attenzione. Porta madre. Come, bisogna portarsi il carbone quando si va in quell'altro posto? Ma no, certo no. È un peso, poiché il secco vada a fondo. Prendi il carbone. Un momento, temi il lume. Mi vuoi lasciare qui al buio? Ma tu, io... prendi quel carbone. Pensi sempre a te stesso. Va bene, io voglio quello più grosso. Mi farei prendere una colmotinta con i tuoi pennini.
Stai diventando sempre più puerile. La tua immaginazione finirà per poti nei brutti scosi. E poi i fantasmi non esistono affatto. Ricorda cosa ha detto il capitano, sì? Dunque, la scena rappresenta un giardino. La vecchia signora siede e lavora quando arriva il fellone che vuole ricattarla. Se chiedessimo qui cosa? Sicuro, tentando nuoce. Vediamo se hanno... Siamo a cavallo, niente cani. Andiamo. C'è il cancello. Scusi l'intrusione, ma noi due siamo vittime dell'inflazione. Non assaggiamo cibo da 3 lunghi giorni. Come non mangiate da 3 lunghi giorni? Sì, ahimè. Ieri, oggi e domani. Ci auguriamo che lei sia tanto buona da offrirci un piccolo tozzo di pane. Ma sì, certo. Magari con un po' di companatico. Oh, state tranquilli, avrete un pasto sostanzioso. Oh, tantissime grazie. Che possiamo fare per ricambiare la sua infinita bontà? Siamo pronti a lavorare. No, no, non occorre. Ok, poi hai proposto di fare quel lavoreccio? Non l'ho proposto io, tu hai detto alla signora... Oh, piantela, stupido! Beh, tu l'hai voluto e datti da fare. Ma io non so maneggiare una scure. Sei un bugiardo. M'hai detto che tuo padre era commerciante in legname. Commerciava, sì, ma su una scala ristretta. Qual era la scala ristretta? Beh, vendeva stuzzicadenti. Beh, coraggio, prova i tuoi muscoli. Sono passati i tempi di via convento. Oh.
un po' attento. Oh, 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 un pezzo di animale. È pronto da mangiare? Venite su. Ecco qua del buon caffè, figliuoli. Oh, lei è un'anima buona. Oh, no, no, zitto, mangiate e buon appetito. Grazie. Sì, di nuovo. Che volete oggi? Niente pianiste inutili. Se non mi rimborsate l'ipoteca sulla vostra casa, vi metto fuori su due piedi. Dunque, James Finlayson, credevate di avermi ridotta in vostro potere, ma questa volta voi errate. Ho il vile denaro e voglio pagare tutto. Così non vi rivedrò. Andate e non varcherete la mia soglia mai più. Almeno c'è Cristina de Mentville, vi ho in mio potere! Oh, pietà di me! Pietà! Non sono che $100! Datemi ancora! No, non... No, non un solo minuto! Se non lascerete questa casa entro le ore 3, i miei figli vi butteranno fuori armi e baghelli! Oh, la mia vita è finita! Che cosa so fare? Dobbiamo aiutare la vecchietta. Sì, ma come? Non hai riconosciuto chi era lui? Io no, chi era? Il padre della mia ex fidanzata. Quel buffone vuol mettere sul lestrico la vecchietta. Che cosa vuoi farci? Dobbiamo trovare i $100. $100? Sì. Vorresti vendicarti, ma come potrai fare? Oh, siamo al rode, capisci, olio? Ho trovato. Cosa? Il modo per fare un po' di soldi. Diciamogli. Oh, no. Ascoltami, usciamo piano piano e torniamo portandoli i quattrini. E tu non direi a nessuno come riusciremo a fare i soldi. Ma... Thank you.
Signore e signori, avvicinatevi da questa parte, per favore, da questa parte, prego. Vengino, vengino. Ascoltatemi, gente, sono qui per un'opera di carità. Ho la missione di raccogliere solo $100 per una povera signora vecchietta che sta per essere messa in mezzo a una strada. Il mio amico ed io sacrifichiamo quanto possediamo al mondo, mettendo subito all'asta la nostra macchina. Si può sapere cosa state facendo? Vogliamo vendere questa macchina avuta da poco in eredità per aiutare una povera vecchia ridotta alla nera miseria. Oh, è un dovere aiutare una povera vecchia. Ecco qua i $100. Oh, così si fa, gente! Un'offerta di $100! Sa che ore sono? $100 e una! $100 e due! L'una è... Chi offre di più $100 e... 25! Venduto, venduto per $125! E grazie a tutti, cara la mia gente, per il vostro buon cuore! Chi è che ha detto più 25? Ma io, a un sordo che chiedeva l'ora. Oh. Cos'è? Dove l'hai preso? Ora capisco tutto. Cosa? Cosa? Non fare l'indiano. Tu hai rubato il denaro alla vecchietta, hai scritto in fronte la tua colpa. Cosa ho scritto? Che colpa? Esigo che tu restituisca il mal tolto e confessi il tuo reato. Confessare cosa? Dunque, per anni un ladro è vissuto accanto a me come un zolpo nel mio seno. Quale seno? Cosa vai dicendo? Non fare l'ingenuo. Hai morso la mano che ti ha dato il cibo. Ma io non... Tu, serpe velenosa. Tu, tigre. Tu, animal rozzo. Tu, comediante. Tu, Giuda! Tu, tu! Basta! Non voglio che tu mi chiami Giuda! Oh, come ti prometti? Non scapperei! Su, avanti, mettine! Sali su! Ora ti faccio vedere io chi sono! Da via! Te lo do io, va via! Lasciami! Aiuto! Da via! Su, entra! Avanti, cammina! Cammina! Su! Cos'è successo? Signora, il mio ex amico, signor Stelio, deve fare una confessione. Io non ho fatto niente! Confessione? Sì, è lui che le ha rubato il denaro lasciandola in balia di quel fellone. Ma deve esserci un equivoco. Oh no, nessun equivoco. È vero, purtroppo. L'ho preso io con le mani nel secco. Nessuno mi ha rubato del denaro. Noi stavamo soltanto provando una nuova commedia. Oh, questa è bella. Ho preso una scantonata. E lascia che ti spieghi. Vieni fuori. No, non vengo. Vieni fuori di lì. Non vengo, lasciami stare, non vengo. Vieni fuori, specca montagne. Non uscirò, no. Ora ci penso io. Aspetta un minuto. Aspetta di stelo. Aspetta. Adesso vedi.
Avevo un bel aspettati. Oh, a me piace il Giappone. Vuoi che ti dia una mano? Come vuoi. Se saprai aiutarmi. Porta qui l'auto.
sei sceso? Qualunque costo. Andiamo.